beniaminimi, con l'aiuto dei nostri relatori, dei nostri professori, appunto, in questo ultimo appuntamento porremo l'attenzione sull'utilizzo dei documenti nel corso dei secoli come strumento di governo, utilizzato da una parte per la gestione, diciamo, della parte amministrativa dei vari regni del comune, da una parte l'amministrazione del comune, come hanno utilizzato i documenti e come nel corso del tempo sono stati posti in essere tutta una serie di strumenti per governare la città. Dall'altro parleremo proprio della legislazione che è stata creata ad hoc dai Visconti, che avevano la necessità di costruire uno Stato utilizzando anche la documentazione per dar credito alla loro dinastia. Quindi l'esercizio del potere attraverso la legislazione da una parte. L'archivio comunale conserva gli statuti di Gian Galeazzo, quelli voluti appunto dai Visconti, quando trasferiscono la loro seconda capitale qua a Pavia, con l'intervento da una parte la creazione dello studio e quindi la preparazione di tutti i funzionari che gravitavano, erano preparati poi per strutturare la cancelleria ducale. E poi appunto con la creazione di un archivio che era proprio custodito qui nella biblioteca di corte, dove in questo momento è allestita la nostra documentaria, e che diventa appunto il castello, la cancelleria, l'università da una parte. Ma è l'inizio di un altro percorso che ci potrebbe portare invece a conoscere le varie famiglie nobiliari di Pavia, perché l'archivio storico conserva anche quelli che vengono chiamati i fondi nobiliari, tra cui quelli delle famiglie più importanti di Pavia. Voi vedrete esposti gli stemmi e gli alberi genealogici principalmente della famiglia Malaspina, ma anche dei Visconti e poi dei Bellisomi, dei Beccaria, di Langosco. Tutte queste famiglie che hanno governato la città, nel corso del tempo i vari eredi hanno donato alla municipalità i loro archivi, e questo ha fatto in modo che il patrimonio di questi archivi familiari sia giunto all'archivio storico. Per cui un altro esercizio del potere, un altro l'utilizzo dei documenti per la costruzione di una storia e di una memoria anche di queste famiglie nobili, passa attraverso per esempio tutte le ricerche genealogiche, nel momento in cui loro devono dimostrare che da secoli i vari governanti hanno concesso a loro dei privilegi e quindi loro fanno parte della classe dirigente, chiamiamola così, della città. Ancora qui i documenti che vengono utilizzati per testimoniare,
provare che esistono dei doveri, ma esistono anche dei diritti, perché il professor Barbieri ci parlerà appunto di un documento in cui viene conferita, il duca conferisce la cittadinanza, non che viene conferita, ordina che venga conferita la cittadinanza, ma perché? Perché il conferimento della cittadinanza attraverso un documento, ancora qui torna il documento, è anche poi dall'altra parte una fonte di diritto. Chi otteneva la cittadinanza pavese aveva anche dei diritti. Quindi ecco, questo è un po' il fil rouge che unisce questi nostri tre appuntamenti. Da una parte l'intenzione di far conoscere i fondi più antichi e preziosi dell'archivio storico, dall'altro mettere il focus sui documenti e gli archivi, che sono complessi, organizzati di documenti e che non sono solo dei prodotti da esporre, non sono belli gli archivi, non sono belli i documenti, sono da utilizzare e infatti sono sempre stati utilizzati per, ripeto, sia per conferire dei diritti, ma anche per amministrare tutte le diverse sfaccettature, insomma, del governo di una comunità. Ecco, accogliamo il dottor Pois che era imbottigliato nel traffico. Partiamo allora. Allora, partiamo dal professor Dezza del Dipartimento di Giurisprudenza della nostra università, che porrà il focus, ci inquadrerà, diciamo, dal punto di vista legislativo, il contesto in cui si muovevano questi principi del Rinascimento. Sì. Perfetto, grazie dottoressa, buonasera. Potrei intitolare questa mia brevissima chiacchierata Brevi cenni sull'universo, rubando un'espressione di qualcuno molto più importante di me, però aggiungerei all'universo un aggettivo statutario, perché vorrei parlarvi di come funzionava il sistema delle fonti del diritto a Pavia, specialmente in età medievale, ma non soltanto, perché in realtà il discorso relativo agli statuti cosiddetti comunali è un discorso che inizia nel pieno del Medioevo, ma continua praticamente fino all'età moderna e fino alle soglie dell'età contemporanea. Pavia, come tutti i grandi e piccoli comuni del Medioevo italiano, e non solo italiano, per la verità, ha avuto uno statuto, o meglio degli statuti, cioè una legislazione municipale, una legislazione locale volta a disciplinare alcuni aspetti dei rapporti di diritto pubblico, di diritto civile, privato e anche di diritto penale. Per capire bene il funzionamento di uno statuto comunale è comunque opportuno avvertire che uno statuto di un comune medievale italiano come per esempio Pavia non può essere visto e considerato alla stregua per esempio di un moderno codice civile e codice penale. È un testo normativo, un testo legislativo che detta delle regole, ma che si inserisce in un sistema estremamente complesso di fonti del diritto. Quindi interagisce con tutta una serie di altre fonti concorrenti, molto spesso sui medesimi argomenti. Queste altre fonti quali sono? Sono quelle che vengono definite dagli storici del diritto, le fonti del diritto comune europeo, cioè il diritto romano e il diritto canonico, e sono poi a livello regionale
le fonti che arrivano dal centro, diciamo così, politico della regione, o che arriveranno in progresso di tempo, cioè Milano, e in altre parole sono i testi legislativi che arrivano dai Visconti e poi dagli Sforza. Quindi attenzione a non considerare lo statuto, gli statuti di un comune medievale italiano come un testo onnicomprensibile. È comunque un testo limitato, non dà una disciplina generale di tutti i rapporti, i possibili rapporti giuridici, non dà una disciplina generale di tutte le istituzioni pubbliche e politiche, non dà una disciplina generale di tutto l'ambito della giustizia penale. È ovviamente in sede locale un testo di grande rilevanza, ma attenzione, non è l'unico. È un testo che offre norme, che offre regole, ma sempre in concorrenza con altre fonti del diritto. Ovviamente, comunque, resta il fatto che in sede locale ha una grande rilevanza. Per Pavia hanno una grande rilevanza i suoi statuti, come per Cremona, accade la stessa cosa, ci sono gli statuti di Cremona, di Piacenza, di Alessandria, ogni comune medievale italiano si è dato degli statuti, ma sempre in una situazione di concorrenza di fonti. Per quanto riguarda gli statuti di Pavia, vi dico subito che voi potrete vedere una bellissima copia manoscritta degli statuti di Pavia nella prima bacheca dell'esposizione che si andrà poi a visitare. In questa prima bacheca troveremo un manoscritto degli statuti di Pavia del 1393, poi vedremo di che cosa si tratta. Troveremo una delle tre edizioni a stampa che hanno avuto gli statuti di Pavia, una nel 1484, una nel 1505 e una nel 1590. Quella presente nella bacheca è l'ultima delle tre, quella dello stampatore Bartoli nel 1590. E poi, sempre nella stessa bacheca, troveremo anche alcuni frammenti di un registro di decreti ducali, cioè proprio di quelle leggi che arrivavano da Milano nel momento in cui Pavia ha perso la propria autonomia comunale ed è diventata parte integrante dello Stato visconteo sforzesco. Torniamo agli statuti di Pavia. Primo rapido cenno, come nascono, quando? Come negli altri comuni dell'Italia medievale, il secolo decisivo è il secolo XII, è il secolo in cui incominciano a manifestarsi le strutture politiche comunali nella loro completezza ed è il secolo anche in cui cominciano a nascere appunto gli statuti. Purtroppo, a differenza di altri comuni lombardi o italiani del Medioevo, che hanno conservato una ricchissima tradizione archivistica in campo statutario, Pavia è povera da questo punto di vista, perché noi, come ho prima ricordato, abbiamo un'unica edizione completa manoscritta dello statuto, che è l'edizione del 1000, edizione manoscritta del 1393. È il punto di arrivo di una vicenda in realtà durata due secoli, che inizia verso la metà del XII secolo e prosegue fino al momento in cui Gian Galeazzo Visconti fa riformare il testo degli statuti di Pavia per renderlo, come dire, un testo adatto a supportare in sede locale il dominio visconteo. Guardate bene, questa non è una caratteristica pavese, accade in tutte le città del dominio visconteo e poi in seguito sforzesco. Cioè i Visconti, una volta che si impadroniscono di Pavia piuttosto che di Alessandria, piuttosto che di Bergamo, di Brescia, di Cremona, eccetera, eccetera, intervengono immediatamente sullo statuto locale per trasformare lo statuto da una espressione di autonomia locale, di indipendenza politica, in una espressione invece di un dominio che è un dominio ormai centralizzato e superiore e che arriva
non più dal basso, ma arriva dall'alto, cioè arriva da Milano. Prima di questa redazione del 1393, l'unica che abbiamo, l'unica che poi è passata alle stampe, non abbiamo nulla, nel senso che non abbiamo alcuna redazione completa, abbiamo frammenti, frammenti che ci aiutano comunque a ricostruire un pochino la storia, la vicenda di come è nato e come si è sviluppato lo statuto comunale di Pavia. Ovviamente non abbiamo il tempo in questa sede di seguire tutte queste tappe, basterà ricordare direi tre momenti. Il primo momento è quello del 1315, è il primo anno in cui incominciano, come dire, a affacciarsi sul panorama pavese i signori milanesi, i Visconti, ed è il primo momento in cui abbiamo una prima riforma di tutto il corpo statutario che si era venuto accumulando in senso alluvionale nei secoli precedenti grazie all'opera legislativa del Consiglio del Comune indipendente di Pavia. Abbiamo poi un secondo momento intorno al 1860 con una seconda redazione degli statuti di Pavia, di Galeazzo, non Gian Galeazzo, Galeazzo Visconti, è il momento della definitiva perdita da parte di Pavia della propria autonomia rispetto a Milano, è anche il momento della nascita della nostra università, fra l'altro, come è stato accennato in precedenza, è il momento nel quale Pavia diventa la seconda capitale, diciamo così, dello Stato Viscontino. Qui abbiamo una seconda redazione che non abbiamo anche in questo caso, ma che possiamo conoscere per un caso della storia. Perché? Perché alcuni anni dopo il 1360 vennero realizzati degli statuti in una località del contado, che è San Colombano all'Abro. Non è uno statuto importante, ma importantissimo per Pavia perché gli statuti di San Colombano furono copiati di sana pianta da quelli pavesi del 1360. Per cui noi li conosciamo in via indiretta attraverso lo statuto che invece si è conservato di San Colombano all'Abro del 1374. E poi arriviamo alla redazione definitiva, quella che vedrete nella bacheca del 1393, che è quella di Gian Galeazzo Visconti. E quella l'abbiamo sia a livello di manoscritti sia a livello di edizione stampa. Da quel momento in poi gli statuti continuano a, come dire, a funzionare in sede locale e continueranno a funzionare per moltissimo tempo. Vedremo più avanti fino a quando. Però attenzione, già dal maturo 300 l'ambito di applicazione dello statuto locale, quindi in questo caso dello statuto di Pavia, comincia a essere eroso e limitato dalla produzione normativa che arriva da Milano, cioè dai decreti signorili, prima Viscontei e poi Sforzeschi, che cominciano a, come dire, a togliere spazio, a togliere respiro allo statuto locale, sostituendo norme magari antiche contenute in uno statuto con norme nuove volute dai signori milanesi, in un'ottica di uniformazione, diciamo così, di uniformità normativa all'interno di quello che ormai è lo Stato regionale lombardo, con capitale Milano, delle dinastie prima Viscontea e poi Sforzesca. Quindi lo statuto continua a funzionare e lo dimostra il fatto che viene anche dato alle stampe, quindi viene comunemente utilizzato nell'amministrazione della giustizia, per esempio. Però già il testo del 1393 ha molte parti che man mano cominciano a essere abbandonate, cadono in desuetudine, vengono sostituite da una nuova legislazione che è la legislazione dei decreti ducali, dei decreti signorili, di cui un bel esempio sono alcuni registri, che è uno di questi, anche se frammentario, è quello contenuto nella bacheca. Badate, anche qui niente di diverso da quello che accade anche negli altri comuni già indipendenti, ma che entrano all'interno di stati signorili che si vengono a creare nel corso del 300. Il nostro è il caso lombardo
dei Visconti e degli Sforza, ma cose analoghe succedono in Piemonte con in Savoia, altrove, nei Ducati Emiliani, per esempio, e così via. C'è sempre questa centralizzazione del potere, che in questo caso è una centralizzazione del potere normativo, sempre con intenti di uniformare. Che cosa si salva dello statuto? Che cosa continua a essere applicato? Forse è più comodo partire dalla domanda opposta. Che cosa non viene più applicato? Specialmente le procedure. Quello che cambiano innanzitutto i signori milanesi sono i modi di amministrare la giustizia, perché il controllo dell'amministrazione della giustizia ovviamente è una leva politica, e quindi cambia il modo di amministrare la giustizia, cambiano le procedure, cambiano gli organi, anche magari continuano a avere il vecchio nome di podestà, ma ormai sono dei funzionari nominati dal centro, non più in sede locale. Cambiano le regole del diritto penale, specialmente per tutti quei reati che sono considerati pericolosi per l'integrità dello Stato. Pensate al reato di lesa maestà, tanto per fare un esempio. Cambiano meno invece le regole antiche che troviamo nello statuto dei rapporti privati, specialmente dei rapporti che affondano le proprie radici nella tradizione della consuetudine, addirittura affondano le proprie radici nelle vecchie consuetudini longobarde che sopravvivono nel testo dello statuto e che continuano a essere applicate a lungo, per esempio in materia di diritto di famiglia, per esempio in materia di successioni, per esempio in materia di condizione giuridica della donna, in materia di contratti agrari. E poi una materia specifica che è tipicamente pavese, che è quella del diritto delle acque, Pavia, come dire, ha un po' a mezzadria con Novara e con Vercelli, riso, no? Evidentemente. Questa è una vecchia tradizione pavese che fra l'altro produrrà nel corso del Seicento il primo grande giurista che si occupa di diritto delle acque, che è un giurista pavese, il Pecchi o Pecchio, che sarà il primo autore di un trattato giuridico sul regime delle acque. Ecco, queste parti, che sono molto antiche a volte, ripeto, a volte addirittura risalgono al diritto longobardo, sono quelle che in realtà continuano a essere applicate più a lungo. Fino a quando? Fino a quando continua questa applicazione, anche se sempre più parziale, dello Statuto? In buona sostanza fino all'età contemporanea, cioè fino a quando nascono i codici moderni. Nel caso di Pavia possiamo dire che i suoi statuti, o meglio la parte residuale dei suoi statuti, dura in vigore fino a quando non entra in vigore il primo grande codice moderno, che è il codice civile di Napoleone il Grande. Siamo al 21 marzo del 1804. Fino ad allora lo statuto di Pavia viene applicato nelle parti residue. Sarà poi la famosa legge del 30 Ventoso, anno dodicesimo della Repubblica Francese, 21 marzo 1804, che abolirà da quel momento in poi la vigenza degli statuti. Ma anche in questo lungo tramonto ogni tanto c'è qualche sprazzo di luce per gli statuti. E lo sprazzo di luce più importante è all'inizio del Seicento, quando un giurista pavese, un docente della nostra università, Flavio Torti, scrive un commentario agli statuti di Pavia, un'opera poderosa di parecchie centinaia di pagine, che è un'opera interessantissima perché, come dire, ci racconta lo stato dell'arte all'inizio del Seicento. Ci dice, ecco, guardate, questa norma non viene più applicata, questa norma è caduta in consuetudine, quest'altra è sostituita da un testo di un decreto del Duca tal dei tali, eccetera, eccetera. Questa norma invece viene ancora applicata. È un'opera di commento, ma è anche un'opera in buona sostanza di storia del diritto. Ci dice a che punto era lo statuto di Pavia nella sua concreta vigenza e applicazione
in quel momento, in quel momento storico. Due parole ancora e poi finisco perché sì, sto... Sì, prego. Ho ancora due minuti. Sulla legislazione invece regionale, quella dei decreti, quella dei decreti ducali, o comunque dei decreti signorili. È una novità nella storia del sistema del diritto dell'ancien régime. È una novità perché originariamente, come ho detto all'inizio, il sistema legislativo era un sistema duale, diciamo così. C'era una legislazione locale, che noi storici del diritto chiamiamo diritti propri, diritti locali, per esempio lo statuto, e c'era una legislazione invece di carattere comune, addirittura a tutta Europa, che era la legislazione, la normativa, le regole che si trovavano nel diritto romano e nel diritto canonico. Il sistema originario medievale era un sistema dove queste due realtà, quella locale e quella, diciamo così, continentale, dialogavano fra di loro. La novità che si manifesta a partire dal 300 è proprio quella della legislazione regionale, che è, come dire, sta a metà fra la legislazione meramente locale dello statuto e la legislazione superiore, quella a livello europeo, data dal diritto romano e dal diritto canonico. E questa è l'importanza dei decreti. Sono il primo nucleo di quella che sarà poi, col passare del tempo, la legislazione statale. Comincia a nascere con i decreti viscontei e sforzesti quella che sarà la moderna legislazione dello Stato, che alla fine andrà a eliminare tutte le concorrenze, sia quelle locali, lo statuto, sia quelle sovranazionali, chiamiamolo così, il diritto romano e il diritto canonico. Alla fine rimarrà soltanto il diritto dello Stato, e questo diritto comincia a manifestarsi proprio attraverso le fonti signorili, attraverso i decreti, attraverso la legislazione dello Stato regionale, il cui, come dire, culmine, nel caso della Lombardia, e qui mi taccio, è costituito dalle nuove costituzioni dello Stato di Milano, realizzate nella tarda età sforzesca, ormai al limite con l'età spagnola, nel 1541, che sono una delle prime grandi legislazioni statali in senso moderno, diciamo così, che vengono realizzate in tutta Europa. E con questo credo di aver esaurito il mio compito. Grazie per l'attenzione. Cedo la parola subito alla professoressa Manuela Fugazza, Dipartimento di Giurisprudenza, sempre della nostra università, che parlerà dell'aspetto giuridico, diciamo, del giudiziario. Grazie, dottoressa. Desidero innanzitutto ringraziare il professor Ezio Barbieri per avermi chiesto di intervenire a questo incontro. Da tutti i libri scritti o curati dal professor Ezio Barbieri ho sempre acquisito preziose lezioni di metodo. Lezioni innanzitutto su come condurre indagini d'archivio che ambiscano al rigore e alla scientificità, e poi lezioni su come si compie l'edizione critica di documenti medievali. Ecco, si tratta di lezioni di metodo rilevantissime per me, che nella vita faccio la storica del diritto e non sono né una paleografa né una diplomatista. E dunque, quando alcuni mesi fa ho letto l'ultimo libro da lui curato, dedicato, lo conoscete, alle carte dei Malaspine, delle terre malaspiniane, non mi sono affatto sorpresa di trovarvi una nuova e non scontata lezione di metodo.
Fin dalla premessa il professor Barbieri ammonisce sul fatto che i documenti medievali devono essere ascoltati, anziché interrogati e forzati a parlare. Ebbene, tutti i saggi contenuti in questo libro sono una chiara applicazione di quel metodo. Penso al brillante contributo di Mara Pozzi, che ha dato avvio alla ricerca insieme a Ezio Barbieri, ha avviato il progetto di studio, inventariazione e digitalizzazione del fondo Malaspina di Pregola, conservato presso l'archivio storico civico qui a Pavia. Mi riferisco poi al saggio di Mafalda Tognazzi, che contiene una ricerca originale sui Malaspina di Lunigiana, a quello di Fabio Romanoni, che occupandosi di due connestabili Malaspina aggiorna quanto finora noto sulle compagini mercenarie del Medioevo. Di grande interesse il contributo anche di Caterina Antonioni e Susanna Sora sull'archivio Malaspina di Godiasco e sul fondo dell'abate Fabrizio Malaspina, conservato presso il comune di Varzi, come il contributo di Paola Agostinelli sull'archivio Malaspina di Bobbio, e infine di grande rilevanza è il saggio di Salvatore Fodale dedicato al marchese Aragone Malaspina. Spero che tutti gli altri contributori mi perdonino, ma tra tutti i documenti pubblicati in questo libro, uno in particolare ha attirato la mia attenzione. E questo tengo a precisarlo non perché gli altri siano di scarso interesse, affatto, ma il richiamo che quel documento ha suscitato in me deriva dalla mia formazione di storica del diritto e dal fatto che uno dei miei terreni privilegiati di ricerca è la storia della giustizia in età comunale. Il documento in questione è pubblicato da Ezio Barbieri nel suo saggio ricchissimo di spunti di riflessione. Il documento è datato 8 giugno 1218. E si tratta della più antica pergamena dei Malaspina conservata qui a Pavia presso l'archivio storico civico. E questo documento è peraltro pubblicato, esposto nella mostra che è stata qui allestita. La data 1218 è importante perché permette di contestualizzare questo documento nel periodo immediatamente precedente la suddivisione fra i due rami dei Malaspina dello Spino Ricco e dello Spino Fiorito. Spino Secco e Spino Fiorito, chiedo scusa. Si tratta di un atto giudiziario che consta di due parti. Nella seconda parte sono riportate quelle che tecnicamente si chiamano posiziones delle parti, che erano le dichiarazioni di una parte del processo contro l'altra subito dopo la contestazione della lite. Da queste posizioni noi possiamo quindi conoscere le parti contrapposte del processo e anche l'oggetto della lite, del contendere. E così sappiamo che parti contrapposte erano, da un lato, il sindaco della cattedrale di Tortona, dall'altro lato tale Rubaldo de Pulvera. E sappiamo che queste due parti erano in lite per un pedaggio, per la riscossione di un pedaggio. E da un lato il sindaco della cattedrale di Tortona afferma che titolare della riscossione è il marchese Alberto Malaspina, affermazione che invece viene contestata dalla controparte, che afferma invece che la riscossione di quel pedaggio spetta ai cittadini di Tortona e di Piacenza. Quindi questa è la seconda parte del documento. Nella prima parte sono invece trascritte le deposizioni dei testimoni prodotti in giudizio dal sindaco della cattedrale di Tortona. Ebbene, le deposizioni dei testimoni sono proprio le deposizioni dei testimoni
a conferire a questo documento un'importanza storica eccezionale. Lo ha messo bene in evidenza il professor Barbieri nel suo saggio, perché i testimoni, su sollecitazione, quindi su domande precise del giudice, depongono sulla successione ereditaria di Alberto Malaspina. Alberto Malaspina è morto da poco tempo e i testimoni vengono interrogati sulla sua successione ereditaria. Grazie a queste deposizioni, al racconto quindi offerto dai testimoni, noi veniamo a sapere che la marca Malaspina è stata divisa tra i due nipoti di Alberto Malaspina, Corrado e Guglielmo, i quali con un preciso disegno politico hanno completamente stromesso dall'eredità Caracossa, che era l'unica figlia legittima di Alberto. La divisione del patrimonio avviene quando Caracossa è ancora nubile e i due cugini la consegnano in sposa al marchese di Gavi. Si capisce, professor Barbieri lo sottolinea, si capisce l'importanza storica di questo documento, perché noi capiamo che appunto la marca malaspiniana è stata divisa in due rami con il disegno, il proposito preciso di salvaguardare la dinastia, perché la suddivisione in tre rami con il terzo dato a Caracossa avrebbe portato alla fine di quest'ultimo, che sarebbe finito sotto il controllo di un'altra famiglia, quella del marito di Caracossa. Queste dunque le risposte dei testimoni. Risposte peraltro spesso molto vaghe, se non addirittura reticenti. Per esempio, nessun testimone sa, tutti i testimoni hanno deposto sotto giuramento, nessun testimone sa, per esempio, se Alberto ha fatto o meno testamento. Affermazione che sorprende, perché è mai possibile, se Alberto Malaspina ha fatto testamento, che non si sia potuto trovare almeno un testimone che avesse assistito alla sua redazione. E poi tutti i testimoni dichiarano di sapere che i due cugini, Corrado e Guglielmo, sono i legittimi eredi di Alberto perché da sempre li hanno visti nel possesso della marca. Dicevo, queste appunto le risposte dei testimoni che conferiscono appunto a questo documento un'importanza storica che ho brevemente richiamato. Però, più che sulle risposte date dai testimoni, che sono state attentamente esaminate dal professor Barbieri, io intendo porre l'attenzione sulle domande che il giudice ha loro rivolto. E a questo proposito devo fare una piccola premessa. Allora, tra il XII e il XIII secolo, nelle scuole di diritto che nascono dopo Bologna in molte città italiane, ma non solo, vengono scritte tante opere sul processo. Alcune di queste opere riguardano singoli istituti processuali, altre invece riguardano l'intero processo, e per questo si chiamano ordines judiciorum o judiciari. Ebbene, quello che si legge in quasi tutti i manuali di storia del diritto e in tantissimi saggi dedicati specificamente alla storia della giustizia medievale è che queste opere sul processo, questi ordines judiciorum, sono stati redatti per soddisfare un'esigenza di maggior tecnicismo del processo. Detto in altri termini, nel corso dell'XI secolo, a fronte delle profonde trasformazioni politiche, economiche, sociali e anche giuridiche, nelle corti cittadine,
nei tribunali cittadini, si avverte l'esigenza di un maggior tecnicismo del processo. Ecco allora che le scuole di diritto cercano di soddisfare questa esigenza producendo, scrivendo queste opere che erano rivolte proprio ai giudici e agli avvocati per guidarli nella conduzione del processo. In quegli stessi manuali di storia del diritto, in quegli stessi saggi, si aggiunge poi che c'era, che esisteva una perfetta corrispondenza tra la procedura descritta in queste opere, in questi ordini sui judicorum, e la prassi, la procedura effettivamente, concretamente applicata nei tribunali cittadini. E tutti gli ordines judicorum stabiliscono che ci deve essere una perfetta corrispondenza tra le posizioni delle parti, quelle che abbiamo visto, quindi quelle affermazioni, ciò che le parti, che entrambe le parti vogliono provare nel corso del processo, e le domande che devono essere rivolte ai testimoni. Ed è su questo punto che io voglio richiamare l'attenzione. Abbiamo visto che dalle posizioni delle parti noi sappiamo che oggetto del contendere era la riscossione di un pedaggio. Ebbene, nessuna delle domande rivolte dal giudice ai testimoni prodotti in giudizio riguarda questo fatto. La cosa potrebbe avere un senso, perché Alberto Malaspina è morto da qualche tempo, il sindaco della cattedrale di Tortona afferma che la riscossione del pedaggio spetta ad Alberto, e allora ci si pone il problema di chi, di individuare i soggetti. Ciò nonostante, credo che questo documento, anche da una specifica prospettiva storico-giuridica, abbia un'importanza fondamentale. Un primo aspetto sul quale occorre riflettere è il rapporto tra gli ordines judiciorum e la prassi giudiziaria. Detto in altri termini, tra le regole fissate in queste opere scritte, in queste opere sul processo, e le regole che poi venivano effettivamente applicate nella prassi. Da tempo, anche alla luce di altri atti giudiziari prodotti in altri contesti urbani, sono convinta che quel rapporto debba essere seriamente messo, debba essere seriamente rivalutato in maniera critica. E il documento che il professor Barbieri ha pubblicato e che oggi ho preso brevemente in considerazione, credo che offra al riguardo una preziosa testimonianza. Da un lato c'è l'ordo judicarius, che impone che ci debba essere una perfetta corrispondenza tra le posizioni e le domande rivolte ai testimoni. Dall'altro c'è una prassi nella quale a quella regola è stato completamente derogato. Dicevo appunto che non abbiamo prove, elementi per affermare che ci sia stata una pressione politica, però senz'altro c'è stato un uso politico delle parti. Seguendo la lezione di metodo di Ezio Barbieri, alla quale ho accennato all'inizio di questo mio contributo, ho dunque cercato di ascoltare questo documento e di non forzarlo a parlare. E quello che ho potuto ricavare è la storia di un processo nel quale la procedura è stata deformata. Possiamo dire che è stata piegata per soddisfare interessi estranei al giudizio. Questo processo, o meglio anche questo processo, e mi avvio a concludere, contribuisce dunque a mettere in discussione quelli che vengono considerati dei capisaldi nella storia della giustizia medievale, che a mio sommesso avviso troppo spesso vengono ripetuti in maniera acritica da alcuni studiosi della storia della giustizia medievale.
E innanzitutto io credo che la tesi, l'ho già detto e lo ripeto, di una perfetta corrispondenza tra la procedura fissata negli ordini sui judicorum e quella effettivamente applicata nella prassi dei tribunali cittadini debba essere messa in discussione. Così come probabilmente deve essere messa in discussione l'idea di un giudice, soprattutto nel processo civile, mero arbitro fra le parti, privo di qualsiasi potere di conduzione del processo. Giudizi come quello studiato da Ezio Barbieri dimostrano invece l'uso strumentale, possiamo dire politico, che le autorità comunali facevano in maniera a volte anche spregiudicata del potere giurisdizionale di cui erano titolari. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo la professoressa Fugazza che ha reso interessante, eravamo tutti col fiato sospeso, un documento del 1218, un atto notarile. Solo prima di lei solo il professor Barbieri avevo sentito essere così coinvolgente su un documento, un atto notarile. La che però racconta tantissimo. Assolutamente. Passo la parola quindi al professor Barbieri, giusto? Sì, va bene. Lasciamo Luca Fois. L'ultimo ma non l'ultimo. Allora, aspetti professore che recupero le immagini. Posto? Arrivo, eh. Aspetti, eccoci qua, parto da questa. Sì, esatto, okay. Sì. Comunque, beh, prima di tutto un saluto a tutti, anche a quelli che seguono in streaming. Per me è stata musica sentire sia il professor Dez sia il professor Fugazza. Il professor Dez, perché una volta, anni fa, parlando di me, aveva detto l'amico di una vita. Spero che dopo aver letto il mio libro non abbia cambiato idea. E la professoressa Fugazza, perché cioè, effettivamente ha fatto anche lei quello che aveva fatto io, cioè ascoltare il documento. Questa era una frase che aveva detto Michele Lucuzzati a mio proposito anni fa, cioè che Barbieri ascolta i documenti. Da allora cioè, ho detto ma ha ragione, prima lo facevo senza accorgermene, dopo che l'ha detto mi sono messo a farlo, come si dice in dialetto, con cognizione, no? Ecco, cioè, sapendo. Il titolo, devo confessare una cosa, il titolo si chiama Veneno in cauda. Perché? Perché dopo aver messo a posto tutte le altre parti, quel documento l'avevo lasciato un po' da parte, ho detto, non ero convinto che facesse parte del fondo. Quindi poi, ultima cosa da fare, me la sono guardato attentamente e mi sono reso conto che stavo lasciando passare un treno meraviglioso, ecco, Veneno in cauda rivolto a me. Per poco ero io che mi stavo avvelenato, ma su questo mi richiamo sempre al professor Pagnini, mio maestro, che mi diceva sempre, ha controllato, ha visto, ecco, me lo sentivo, che era lì che me lo diceva, quindi l'ha fatto. Io parto da sempre un fondo Malaspina di San Lazzaro, che è conservato qui a Pavia, poi la dottoressa Pozzi, appurerà se è spino secco, spino fiorito, eccetera. Comunque, il documento che attesta l'arrivo di questo ramo di Malaspina da Fosdinovo a Pavia è del 1456. Questo è, diciamo, il documento. Come vedete, è un documento che imita un po' forme cancelleresche, quella I, che richiamo un po' il Crismon, anche la distribuzione del dettato, e poi se notate anche la presenza del filo che reggeva il sigillo, come dice nel dettato il sigillum regisolis del comune, quello solenne, e c'è questa plica, la mano che tiene la plica fa vedere che in realtà questo documento era riuscito male, cioè non si sono trovati lo spazio sufficiente,
sono stati troppo grandiosi nel fare cose solenni, dopodiché dovevano sottoscrivere i due notai cancellieri del comune e loro non hanno fatto, l'hanno fatto nell'unico spazio che restava sotto, ma poi c'era pure da attaccare il sigillo e quindi fare la plica per rendere solido l'aggancio. Quindi cosa hanno fatto? Hanno piegato la parte finale della pergamena sulle sottoscrizioni dei due notai cancellieri e hanno fatto passare il filo che buca parte di una delle sottoscrizioni. Quindi l'hanno bucato proprio letteralmente con i fori dove il primo dei notai cancellieri aveva sottoscritto. Quindi è proprio un documento un po', diciamo, dal punto di vista formale un po' abortito, che è riuscito malissimo, no? Inizia in pompa magna e finisce proprio in uno scantinato. Cos'è? Qui è la concessione della cittadinanza non al Malaspina, ma a Francesco della Mirandola, conte di Concordia, il quale arriva con avendo al guinzaglio la figlia Taddea, la quale al guinzaglio aveva il marito che era appunto Giacomo Malaspina di Fosdinovo. La cittadinanza viene concessa ai discendenti del conte di Concordia, della Mirandola, ai suoi figli e figlie e ai discendenti dei discendenti. Quindi vuol dire che diventano tutti Malaspina, ma per caso, perché erano il marito di Taddea, figlia del conte della Mirandola. Come mai si muove tutto questo? Perché c'è un preciso ordine del duca, difatti lì è inglobata la lettera del duca agli organi del comune di Pavia perché concede la cittadinanza. È del 21 novembre 1456 la lettera, fatta a Pavia, ma naturalmente il comune si è sbrigato subito a fare le cose. Il 24 novembre era tutto fatto. La lettera del duca, esercizio del potere. Cosa fa il duca? Dice, il conte della Mirandola mi ha chiesto, eccetera. Pertanto vi esortiamo, guardate il climax dei verbi, portando. Poi caricamus, ve ne facciamo carico, et iubemus, e vi ordiniamo, cioè vi esortiamo, se non avete capito bene, guardate che questo è un ordine, saranno guai per voi se non eseguite, ecco, di concedere la cittadinanza. Questa lettera, ho chiesto con la dottoressa Pozzi, ma non è l'originale, da cui è stata, che poi è stata ricopiata, non è conservata nel fondo delle lettere ducali. Sarà, secondo me, in qualche altro fondo o roba del genere. Però esiste la registrazione in partenza nei registri delle missive. Quindi abbiamo anche la versione, cioè effettivamente la lettera del duca con lo stesso dettato, eccetera. Ma la cosa che mi faceva notare la dottoressa Pozzi era che ci sono molte di queste lettere di cittadinanza. Quindi quella che sembrerebbe il conte della Mirandola ci ha chiesto di... Ecco, in realtà se lo mettiamo in una serie di richieste è probabile che il duca volesse inserire nella nobiltà pavese tutta una serie di suoi fedeli. Probabilmente costui era un suo connestabile e il Malaspina era un altro al servizio del duca come militare, no? Ecco, quindi tutta una serie di suoi fedeli. Quindi probabilmente il duca non è ci ha chiesto, gli ha detto vieni qui, ti ordino di chiedermi con insistenza di diventare cittadino pavese. Ecco, quindi lì dà proprio l'idea di come gestisse. Perché? Perché prima di tutto questo non è che questo sia un grandissimo affare, né lui né il Malaspina di Fosdinovo, perché Fosdinovo e Malaspina erano alleati, non sudditi, alleati anche di Firenze, come dice anche, fa vedere anche la Toniazzi nel libro. Qui Malaspina, non Malaspina, del Carretto, tutte queste cose, venivano definiti tucur sudditi. I nostri sudditi, marchesi del Carretto, di Savona, del Finale, eccetera, sudditi li chiama, sia Francesco Sforza, sia il figlio. Quindi non è che facciano un affare diventare sudditi, probabilmente perché ormai là avevano perso, diciamo, il potere, mentre, però
rispetto a diciamo, i rapporti con Firenze, dove bene o male erano alleati, sia pure impari, però erano alleati, qui non lo sono affatto, perché quando il Malaspina, cioè quando lo Sforza scrive ai Malaspina di Varzi, li tratta veramente in malo modo, no? Ecco, anche perché non essendo un duca riconosciuto dall'impero, è ovvio che rispetto a questa nobiltà, che era senz'altro più antica della sua, volesse far la voce grossa, dicendo: io l'impero non mi riconosce, però tieni presente che io ho un fortissimo esercito, quindi fatti quello che vuoi. Ma c'è un'altra cosa, esiste un secondo documento, stesso giorno. La prima parte è la stessa, cioè descrive la situazione, sì, tutti gli organi presenti. Diciamo, avanti era quello, l'altra pergamena. E questo, vedete, sono le sottoscrizioni dei notai cancellieri, vedete, sono finiti su Portica, no? Ecco, quello. Poi lo stesso, vedete, le sottoscrizioni dei tecnici non si leggono solo, prendono la plica. Questo documento è fatto lo stesso giorno, però non è più l'originale. Quello è una copia. E quando i documenti sono copie, un tempo quindi dice: ah, una copia, no, vedere quando l'hanno fatto, perché la copia non la fanno così per passare il tempo, la fanno perché c'è un preciso intento. In questo caso non è tanto la copia del documento, la situazione è sempre la stessa, ma è un istante dopo il precedente documento, cioè viene concessa l'esenzione dei tributi e tutto quanto, cioè entra a far parte della nobiltà. Non vuol dire che non pagasse niente, semplicemente pagava tasse di tipo diverso rispetto agli altri, no? Ecco. Quindi questo è poi sempre sottoscritto dai due cancellieri, ma poi vedete tutta la parte inferiore, in pratica poco dopo la piega, ci sono le sottoscrizioni di notai che autenticano la copia, e questi notai sono della Lunigiana, sono di Carrara, di Massa, eccetera. Quindi questa era una copia fatta, la data non c'è, però si può vedere che è di qualche decennio più tardi, fatta perché doveva circolare in Lunigiana, non qui. Quindi anche vedere, primo, come è opportuno vedere nel fondo lettere ducali, eccetera, perché di quell'ordine di prenderli come cittadini. Lo stesso sarebbe opportuno vedere nei fondi della Lunigiana chi sono questi notai, quando sono attivi, con chi sono in rapporto. Quindi da questo cercare di capire perché devono comunicare in Lunigiana che loro a Pavia sono esenti dalle tasse. Tanto non hanno più niente a vedere con la Lunigiana, perché ormai sono cittadini pavesi, qualche decennio dopo, perché farglielo sapere, no? Ecco, non valeva la pena. Oppure c'era un motivo che non riusciamo a capire. Ma se noi cerchiamo di capire questi aspetti, riusciamo a ricostruire delle vicende che altrimenti ci sfuggirebbero tranquillamente. Il che vuol dire, e questo conferma quello che pensavo già nel libro, i documenti, in questo caso, i documenti di Malaspina, sono di uno straordinario interesse. Perché? Perché sono documenti a cavallo di due mondi. Da una parte l'Oltrepò, quindi il mondo lombardo, che poi ruota verso il mare. Dall'altra parte la Lunigiana, che è la vera origine dei Malaspina. I Malaspina poi arrivano nell'Oltrepò, non è viceversa. Quella è la vera origine, e lì sono in realtà un qualcosa di in continua osmosi, perché sono le stesse famiglie, le stesse persone che sono là e sono qui. Ecco, il difetto, diciamo, di Fiori, che ha fatto le genealogie, è che lui abbassa la Saracinesca, quelli di Varzi, eccetera, e poi di Valtrebbia, e non si va oltre. In realtà poi ci sono tutti i documenti che riguardano Lunigiana, anche nel fondo di Pregona, che vengono ignorati, perché non c'entra niente, in realtà danno la portata della famiglia. È una famiglia importante perché occupa due mondi diversi, e soprattutto non è tanto
ricostruire le genealogie. Tizio nasce, è figlio di, muore. Tutti, anche i non maraschina, fanno queste cose. Nascono, muoiono, no? Ecco. E che cosa fanno? Che rapporti hanno? Per esempio, questi maraschina, lì si vede chiaramente anche nel libro, questi maraschina a Firenze, nelle alleanze è detto, possono entrare armati in città, con armi di difesa e di offesa, e con il loro seguito armato. Bastava che dessero l'elenco del loro seguito, per evitare che qualcuno ne approfittasse dicendo io sono del seguito di Maraschina, no? Ecco, è come se adesso uno potesse entrare e girare tranquillamente col Kalashnikov. Cioè, non esiste, ecco. Quelli invece potevano farlo. Quelle erano persone che parlavano direttamente con Lorenzo de' Medici, anche perché avevano la stessa passione per la caccia, col falcone, con i cani, eccetera, avevano i cani, i falconi, quanto. Quindi è un mondo che rischia di sfuggirci se noi facciamo le semplici genealogie e soprattutto se dividiamo i due mondi. La Lunigiana e l'Oltrepaparese sono in continuo contatto, almeno fino a tutto il 400, se non anche nel 500, no? Ecco. Quindi è una cosa proprio da rivedere questa, e quindi andare a cercare confronti, anche quei notari perché fanno la coppia, ecco, è qualcosa di importante, anche perché in questo modo potremmo anche spiegare perché è stata fatta la coppia e quindi non abbiamo conservato l'originale. Quindi da questo punto di vista gli archivi, non bisogna vado in quell'archivio perché lì troverò tutto, no. Per esempio conferme, corollari a quello che ho scritto in alcune delle cose, le ho trovate a Torino. Difatti adesso ho del nuovo materiale per fare nuove carte, cioè sto raccogliendolo, cioè, le ho trovate a Torino piuttosto che a Firenze, ecco, e sono, cioè, pertinenti le stesse persone, eccetera, quindi non si può limitare semplicemente, bisogna creare una rete di documentazione. Per questo la dottoressa Pozzi, che vuole fare schedare le lettere, sforzesche, farne, diciamo, mettere in rete, ecco. È una cosa importantissima, perché per esempio sono andato online, ho visto certi documenti, perché sono anche di immagini, me li sono letti, me li sono anche trascritti, perché bisogna i documenti leggerli fino all'ultima parola e capirli fino all'ultima parola. E quindi ho trovato delle integrazioni molto molto interessanti anche rispetto a questi del Maraschino, no? La stessa registrazione sui registri delle missive l'ho trovata online tranquillamente, quindi me la sono controllata senza neanche dover correre a Milano, prenotare il volume, eccetera. In un quarto d'ora ho risolto tutto, no? Ho visto che c'era, ma soprattutto vedere il contesto in cui si trovano questi documenti. Anche quella lettera viscontea che c'è, non c'è, ci sarà, ci sono due. Ecco, però ce ne sono molte simili per altre persone. Ecco, già cambia le cose, non è, ecco, questo ha chiesto perché voleva a ogni costo diventare cittadino pavese. Magari quello non c'era neanche nell'anticamera del cervello, ma è stato costretto a farlo perché doveva ubbidire agli ordini. Ecco. Quindi anche questo dà un po' l'idea di come soprattutto Francesco Sforza e poi figlio, nipote e poi ancora il figlio, eccetera, che sono duchi ma non duchi formalmente, ecco, esercitano il potere in modo anche abbastanza duro, brutale, diciamo. Bene, mi taccio. Io sono di quelli che ha bisogno di muoversi. Scusate un attimo. Dimmi. Allora, dovrebbe essere questo. Vediamo se lo apre. No, ma tanto carica questo. Sì. Mi piace. Scusate, anch'io resto in piedi perché certa insofferenza dello stare, quindi quando parlo
Innanzitutto ringrazio Mara Pozzi, il Comune e il professor Barbieri per l'invito a parlare in questo ciclo di conferenze. Io come professor Barbieri ho parlato in tutte e tre, quindi arriviamo alla fine di questo tour de force estivo. Non dovremo più farci vedere. No, esatto. E fortunatamente gli oratori che hanno parlato prima di me vi hanno già mostrato quanto può essere interessante e fruttuoso studiare i documenti non solo con una visione univoca, e quindi non corro il rischio di essere noioso, oltremodo noioso. Io mi occupo in questo periodo qui a Pavia dei registri prodotti dal Comune nel 200. Sono registri che vengono prodotti appunto durante quella che viene definita una rivoluzione scritturale che c'è nel 200. Con l'avvento del comune di popolo si sente l'esigenza di stabilire più compiutamente, quindi registrare i vari ambiti della vita comunale. Le esigenze che portano a questo sono diverse. C'è un aumento degli ambiti di intervento del comune, quindi l'aumento della complessità delle istituzioni comunali fa sì che la moltiplicazione degli uffici necessiti ovviamente un maggiore controllo e una maggiore articolazione. C'è la necessità, ed è quella per cui vengono prodotti la maggior parte dei libri economico-finanziari, di avere un più diretto e più consapevole controllo delle risorse a cui si può attingere per costruire le mura, fare una guerra, eccetera, eccetera, controllare, anche se vogliamo, le proprietà dei nobili. E poi, appunto, come il professor Dezza e la professoressa Fugazzi dicevano prima, la necessità, che poi è anche alla base dell'inizio delle registrazioni, di mettere per iscritto la procedura giuridica, i processi, in modo che, appunto, ci sia... le informazioni possono essere reperite anche a distanza del tempo, e che le numerose posizioni che vengono rese dai testimoni possano poi essere, come dire, lette e razionalizzate e non sentite e basta, no? Anche perché tante volte tutti gli oratori mi saranno testimoni, i rotoli delle disposizioni sono lunghi metri e metri, quindi anche ricordarsi tutto quello che uno ha detto e tutte le domande comincia a diventare un'impresa molto, molto complessa. Ecco, nel panorama dell'Italia nord-occidentale, diciamo, Pavia è un caso fortunato. Nell'archivio storico-civico sono conservati una cinquantina di questi registri. Okay? Sono registri di tipologie disparate, varie, non tutti sono completi, alcuni sono frammenti, frammenti più o meno grossi. Nel primo incontro di questa serie avevamo visto come appunto c'è una cartella, la 11, dove c'è un centinaio di fogli di registri che non sono stati assegnati, e che è un deposito documentario molto importante, perché appunto io ne ho ricostruito uno, ma se ne possono ricostruire anche altri, e quindi diciamo che questo deposito documentario pavese è un unicum in questa parte della Lombardia, dell'Italia nord-occidentale. Se guardiamo il caso milanese, per Milano non è rimasto niente. Sappiamo dell'esistenza dei registri da notizie indirette, nei documenti, perché poi appunto durante i processi vengono richieste copie estratte dalla registrazione degli uffici del comune, oppure appunto ci sono delle informazioni che provengono da questi registri o vengono menzionati i registri, ma per Milano non è niente. Quindi Pavia ha questa fortuna documentaria che è stata studiata variamente e sempre in modo mirato, quindi sempre studiando un solo ambito alla volta e mai nel suo complesso. Chiaro, ci sono delle difficoltà nello studio di questi registri, come dicevo prima, appunto non è che è un armadio, una libreria con una serie completa di libri dove uno può tirar fuori, mi serve l'anno 1265, estimo, lo tiro fuori, guardo, cerco il nome, ci sono gli indici, no. Sono serie discontinue,
sono tipologie diverse, sono appunto frammenti che vanno studiati e fatti parlare, appunto, come si diceva prima, come il documento del 1218, appunto. E anche, come dire, letti con una certa dose di, non dico malizia, ma non di ingenuità, ecco, comunque sono fonti che sono a loro volta una mediazione. Appunto, questo ampio spettro tipologico direi si può dividere in tre ambiti principali. Ne avevamo già parlato forse, li riassumo brevemente. Allora, uno è la giustizia, un grande ambito appunto, della vita del comune. Il podestà alla fine e i suoi giudici amministrano appunto questo ambito e producono tutta una serie di scritture che vanno dalle scritture procedurali, discussione dei testimoni, fasi intermedie del processo, eccetera, eccetera, alla sentenza. In questo ambito poi ci sono anche quelli che avevamo visto nel primo incontro, i libri dei banditi. E anche qui non sono libri fatti e finiti, ma come abbiamo detto e ripeto, sono al culmine di una procedura documentaria che prevede passaggi intermedi che portano alla costituzione di libri finali dove il bandito è bandito e basta, e non è condannato a vita. Però prima ci sono vari gradi in cui può uscire dal bando, eccetera, eccetera. E anche qui questi registri si moltiplicano perché, per esempio, l'ambito della giustizia, sia il civile che il penale, quindi vengono prodotti registri sia per tutta la procedura civile e sia per tutta la procedura penale, o dei malefici, come dicevano i medievali. Come sono fatti materialmente questi registri? Sì, quando uno poi li vede, se li immagina prima come grossi volumi, come li vediamo sempre nei film forse, in realtà sono dei quadernetti rilegati in pergamena, formati da fascicoli di pergamena, di solito sono 4, dai 4 ai 4 agli 8, e fatti sono 4 bifogli con 16 facciate, e ogni quadernetto viene legato ad altri, oppure non legato ma inserito nella copertina, e vengono conservati per anno. È chiaro che la lunghezza varia dal numero delle registrazioni che ci sono. La pergamena non veniva sprecata e quindi in realtà si tende sempre a avere un numero preciso di fogli che raccolgono le registrazioni. Altri sono fatti in carta, sono molto belli, sono tutti restaurati, tra l'altro mi pare quelli in carta, e anche qui una delle idee è proprio studiare la differenza dell'utilizzo del supporto, no? L'idea che mi sono fatto, magari sbagliatissima, è che per alcuni tipi di registrazioni provvisorie o comunque transitorie si utilizzi la carta, mentre la pergamena, che nell'ottica medievale ha una durevolezza più marcata, serva per quei registri che hanno una registrazione definitiva. Appunto, come dicevo, al di là dell'aspetto materiale, le fasi di... Ah, scusate, però mi sono dimenticato degli altri ambiti, ho parlato solo della giustizia, adesso mi sono perso nel ragionamento. Sì, allora, parlavamo della giustizia, l'altro grande ambito è l'ambito economico-finanziario, e qui rientrano gli estimi studiati dal professor Barbieri in diversi articoli molto interessanti e fondamentali. Il libro dei fodri, tutte quelle tasse che vengono pagate sia a Pavia che nel territorio, tutti quei libri delle biade che vengono introdotte in città, e anche qui sono tutti libri che appunto riguardano questa sfera di tassazione e attività economiche riguardanti il comune. Un altro ambito studiato da Settia e anche da Laura Bertoni in parte è quello del militare, dove appunto ci sono registri che contengono tutte le informazioni su quanti cavalli devono essere forniti da ogni porta, quanti cittadini possono essere chiamati in armi, eccetera, eccetera. Quindi sono ambiti che ci danno innanzitutto un punto di vista sull'organizzazione del comune. E questo punto di vista c'è sia a livello generale, sia se andiamo a studiare particolarmente la produzione dei registri e l'articolazione dei registri, perché questo tipo di documentazione è in un certo modo lo specchio dell'ufficio che l'ha prodotta, e quindi
capire come e quando e con che procedura vengono prodotti i registri vuol dire anche capire e chi li ha prodotti, soprattutto anche come funzionava quel dato ufficio, al di là appunto degli articoli statutari che ci danno un panorama fisso e predeterminato e non dinamico. Oddio, anzi, detta meglio, ci danno un'impalcatura entro la quale si potevano fare delle cose, che però non è detto che siano sempre state fatte completamente. Come venivano conservati? Allora, l'armarium communis più importante e studiato, il meglio studiato, è quello del Comune di Bologna. Ed era un, appunto, chiamato armadio, ma in realtà è l'archivio. C'era una stanza dove venivano tenuti i registri e la documentazione comunale, anche gli statuti e tutte quelle scritture che erano di pertinenza del comune. A Pavia, adesso ci vuole, scusate. Ecco, più o meno una cosa del genere, ecco. Non è un archivio comunale, ma per intenderci, entro casse come quella venivano messi i documenti e i registri. Documenti sciolti perché, come si diceva prima, certo, non tutta la documentazione prodotta dal comune o pertinente al comune era su registro, era anche su pergamena sciolta, appunto, per esempio i diplomi imperiali venivano dati ai sovrani e poi venivano conservati, adesso vedremo come. Tutto questo materiale veniva tenuto in armadi come quello che vedete su là, oppure in casse chiuse come questa, come una cassaforte. Per Pavia, appunto, ci sono almeno due articoli statutari che appunto fanno parte di quelle sedimentazioni statutarie di cui parlava il professore prima e pare siano tra i più antichi, dove si dice che le scritture, i registri, e lì c'è tutto un elenco di registri e tutti gli ambiti di cui vi parlavo prima, del comune, devono essere conservati nella sagrestia maggiore della cattedrale, che non veniva usata più per scopi liturgici, evidentemente, ma dai razionatori del comune, e all'interno di questo spazio poi c'erano degli appositi contenitori che tenevano questa documentazione. L'altro capitolo statutario entra più nel dettaglio e dice che tre giudici devono tenere tre chiavi, bisogna fare delle buone chiavi, delle buone serrature per la cassa che contiene la documentazione comunale, e questi tre giudici devono tenere le chiavi e giurare di conservare la documentazione e non far accedere nessuno a questa documentazione, nessuno di non autorizzato, chiaramente. Ecco, vedendo più nel dettaglio, così giusto come curiosità, i registri appunto era come vi dicevo, poi li vedremo e sono anche esposti nella mostra, qualcuno ne ha già visto qualche esemplare, mentre la documentazione sciolta di solito veniva tenuta in sacchetti di pergamena come questo, a volte venivano chiamati bazzi, e questo è inglese, non ne ho trovati italiani purtroppo, li vedo sempre citati nei documenti, ma quando sono andato ai National Archives mi aveva sorpreso vederne uno dal vivo. Le pergamene venivano arrotolate o piegate, e anche qui ci sono studi, fior di studi su come venivano piegate le pergamene in funzione del loro uso, e poi infilati nei sacchetti che venivano tenuti insieme ai registri all'interno di queste casse, chiuse dalle chiavi tenute dai giudici. Sembra un po' la canzone di Branduardi, ma... Allora, dicevo che qui a Pavia c'è un deposito importante, ma rispetto a quella che è stata durante il 200, cioè prima della signoria, diciamo, quando il comune di Pavia era autonomo, è una sopravvivenza ridotta, perché, come dicevo prima, tanti uffici comunali producevano tanti registri e ognuno ne produceva magari due serie, quindi una cinquantina di registri potete comprendere come siano veramente un numero irrisorio. Fortunatamente il lavoro di ricerca, come al solito, riserva delle sorprese, e nell'archivio comunale di Pavia esistono due liste che ci danno conto di un numero molto maggiore di registri.
Queste due liste sono una allegata a un libro dei Fodri duecentesco, ed è una lista duecentesca, e l'altra è una lista cinquecentesca, che venne compilata quando furono trasferiti dalla collocazione nella sacrestia o comunque nel palazzo arcivescovile, furono portati nell'archivio comunale, che evidentemente era già stato spostato nel Broletto, immagino. Sì. E anche qui interessante vedere come appunto ancora nel Cinquecento qualcuno si era peritato di recuperare la documentazione comunale duecentesca e portarla e precisamente annotare di cosa si trattasse, eccetera, eccetera. Poi vediamo qua nel dettaglio. Allora, la lista duecentesca è questa. Purtroppo non siamo riusciti a tenere aperto alla pagina nella bacheca, perché è un... parlando dei formati diversi dei registri, appunto, certi sono quadrati o rettangolari o quasi quadrati, altri sono molto più rettangolari e stretti, generalmente quelli che vengono utilizzati per i conti, sono questi di carta, infatti, e appunto è molto difficile tenere aperti senza squadernarli, quindi sarà chiuso, lo vedrete chiuso, purtroppo vi ho fatto... È consultabile tranquillamente, no, presso sì, l'archivio storico. Sì, no, esatto. Poi, no, una volta se qualcuno ha la curiosità... Sì, sì. Però ecco, la lista è questa, è una lista veramente molto interessante perché in modo molto simile a quelle, alle liste che sono presenti per Bologna, appunto, nel Medioevo erano molto precise, quindi per identificare precisamente ogni libro che veniva annotato, innanzitutto sono divisi per anni, quindi già questo è un aiuto grandissimo a noi che consultiamo dopo secoli. E poi viene descritto fisicamente, cioè viene detto che cosa contiene il libro, qual è l'ufficiale che l'ha fatto compilare e com'è fisicamente il libro, cioè da quanti fascicoli è composto, se ha una copertina, se sulla copertina ci sono segni di riconoscimento particolari. Chiaramente in un archivio molto grosso con molti registri, i notai che lavoravano nell'archivio utilizzavano espedienti grafici, disegnavano un caprone, un soldato, eccetera, eccetera, per identificare immediatamente i registri che gli servivano. E in questa lista viene detto, oppure appunto altri espedienti erano che le copertine fossero di colori diversi, gialle, rosse, bianche, eccetera, eccetera. In questa lista, precisamente per ogni registro annotato, viene descritta la sua apparenza fisica. La stessa nella lista cinquecentesca, un po' meno dettagliata, e appunto, ve la faccio solo vedere perché vabbè, sono 10 pagine di comparazione tra quello che esiste, quello che è menzionato, quello nella prima lista, nella seconda lista, le sopravvivenze appunto come vi dicevo sono poco più di 50, nella lista duecentesca vengono menzionati 73 registri, in quella cinquecentesca 82. Quindi comunque, come potete ben immaginare, il numero dei registri che possiamo conoscere, anche se non abbiamo fisicamente, aumenta enormemente. Chiaro che in realtà poi, facendo il confronto tra le liste, alcuni sono lo stesso registro. E in modo molto interessante, quasi tutti quelli che sono conservati adesso, attualmente nell'archivio comunale, compaiono nella lista del 500 o alcuni anche nella lista del 200. Perciò possiamo anche stabilire esattamente quando sono arrivati nell'archivio comunale, e questo sarà un altro lavoro da fare. Ecco, poi la lista cinquecentesca, e concludo, è interessante perché ci dà anche notizie, pur non chiamandoli registri, parla appunto di questo ultimo volume dove vengono elencati una serie di documenti che poi sono documenti imperiali concessi al Comune di Pavia, e appunto ci dà la notizia di un Liberiurium che penso che non sia neanche conosciuto. Ecco. Lui non lo chiama Liberiurium, ma dice in questo volume sono contenuti tutti questi documenti, quindi si tratta di una collezione di diritti che il Comune di Pavia aveva, che veniva, i Liberiurium sono appunto
registrazione di concessioni imperiali, papali, e appunto privilegi di una data comunità, che venivano trascritti in registro per comodità, perché chiaramente se devo portare fuori in una causa 100 pergamene, devo avere molti sacchettini. Se me li trascrivo tutti in un registro, lo metto sotto braccio e va. Grazie. Bene, abbiamo concluso la presentazione della mostra. Ringrazio tutti i relatori della giornata odierna, la massima disponibilità di tutti, e soprattutto di tutti i relatori che sono intervenuti. Vi ho fatto vedere questa qui, era la lista cinquecentesca. Che adesso vedremo. Sì, adesso dal vedremo. Vivo. Sì, è un po' più come dire, disordinata rispetto a quella duecentesca. È una lista di versamento, quindi probabilmente il notaio, appoggiato da qualche parte, scriveva di lavoro. Uno. Sì, okay. Certo. Quindi stavo dicendo, ringrazio tutti, no, figurati, è giusto precisare, anche perché il dottor Fois è molto modesto, ma i suoi lavori di ricostruzione meticolosa di questi registri hanno comportato molte visite in archivio di diversi mesi, devo dire, forse un anno. Un anno, e quindi tutto ciò che sembra molto facile poi in realtà non lo è. Anche il professor Barbieri ha passato molto tempo in archivio, ma e quindi sa che quello che poi viene riportato e sembra molto così semplice anche da comunicare è il frutto veramente di molta fatica e molto studio, perché come vedete i documenti non sono di facile interpretazione, e devo dire che quando vedo loro leggere sembra proprio che leggano la Gazzetta dello Sport, ecco, quindi io sono sempre affascinata quando vengono in archivio da me. E ti fiamo anche. Sì, beh, a volte sono anche molto divertenti, vabbè. Per esempio ne abbiamo tenuto aperto uno, che è un libro delle condanne per maleficio, appunto, dove appunto leggendo si dice Tizio viene condannato perché per strada ha incontrato Caio e gli ha tirato una coltellata all'addome per futili motivi di una donna, una cosa così. Cioè, sono sempre cose tragiche, però effettivamente poi uno le legge e dice beh, non è cambiato molto. No, molte cose, esatto. Ma alcune note di servizio. Le visite guidate del professor Barbieri continuano anche per questa ultima esposizione documentaria. Sono sempre il sabato e la domenica fino al 18 di settembre. Nelle giornate di domani, quindi il 10-11, però saranno visite guidate al pomeriggio alle ore 14. Tutte le informazioni sono comunque reperibili sul nostro sito e scrivendo l'indirizzo dell'archivio storico, anche per prenotare delle visite guidate. Non ci rimane che andare a visitare la mostra. E ringrazio tutti e vi faccio strada. Grazie.